Buongiorno, nel video di oggi andiamo a realizzare un make up che gioca principalmente sulle labbra molto accese. Anche gli occhi sono evidenziati per quanto riguarda le ciglia, su cui vado ad applicare molto mascara. Inizio applicando il primer e poi vado ad applicare il fondotinta. Come vedete sto utilizzando una tecnica leggermente differente che prevede di applicarlo prima con un pennello e poi di andarlo a diffondere ulteriormente con la blender. Sinceramente non so se abbia un risultato differente rispetto al solito, però ho voluto provarlo per vedere un pochino i risultati. Il pennello che ho utilizzato è un pennello di Primark che avevo comprato qualche tempo fa e che ancora non avevo utilizzato. Sarà un pennello di Primark anche quello che utilizzerò per il contouring che, come detto, appunto volevo utilizzare. Quindi, dopo aver applicato il fondotinta, vado ad applicare un po' di correttore che applico anche sul mento e sul naso per dare un pochino di luminosità. Fondamentalmente i prodotti che troverete sono prodotti semplicissimi, nessun prodotto particolarmente difficile da reperire. Vado quindi a fare un pochino di baking, ma giusto una punta. Il tempo di andarlo ad applicare già lo vado a togliere perché avendo la pelle un pochino più secca, tenendolo ulteriormente avrei creato un effetto carta pecora. E poi vado ad applicare la cipria. Vado quindi a disegnare le sopracciglia. Non creo un disegno particolarmente netto perché a me non piace, non mi piacciono le ciglia abbastanza naturali, quindi vado semplicemente con la matita a coprire quei buchetti che ci possono essere e poi vado ad applicare una crema appunto per intensificare leggermente il colore. Successivamente vado ad applicare un mascara dorato che mi servirà per dare un richiamo con i capelli. Non mi piacciono i grandi stacchi a me di colore tra le sopracciglia e i capelli, quindi appunto vado a fare questo qui. Vado ad applicare un ombretto neutro in modo da permettere poi ai successivi ombretti che applicherò di scorrere meglio e vado appunto ad applicare un ombretto marroncino. Tutti gli ombretti che utilizzo provengono dalla stessa palette e trovate i prodotti nella descrizione qui sotto. Vado poi a attenuare la sfumatura con la palpebra fissa e vado a costruire applicando sempre ombretti di tonalità naturale, quindi tutti sui marroncini, vado appunto a costruire il mio colorito, il mio colore finale. Poi sempre con gli stessi ombretti vado ad applicarli anche nella rima inferiore, nella palpebra inferiore. Vado quindi con una matita fra alcuni istanti. Ancora andiamo a sfumare per rendere tutto il più degradé possibile. Sfuma. Ok, quindi vado con la matita a realizzare una riga di eyeliner. È una riga molto sottile, molto vicina alla rima delle ciglia, perché appunto non voglio un effetto troppo intenso. E lo vado a fare utilizzando una matita marrone che vado ad applicare anche sopra e sotto. Con mascara abbondiamo, ne applichiamo due, uno per intensificare le ciglia, per incurvarle, mentre l'altro servirà per allungarle e a entrambi li applico sia sopra che sotto. Potete avere un effetto ancora maggiore, come detto, applicando delle ciglia finte. Poi andiamo a fare un pochino di contouring in modo da dare un effetto un pochino più slim a questa facciotta tonda e poi andiamo ad applicare il blush. Ne applico, se non sbaglio, un paio di colorazioni perché la prima non mi piaceva particolarmente e quindi appunto vado a creare poi il colorito finale, che qui appare molto più effetto Heidi ma nella realtà è un pochino meno intenso. E fatto questo si passa alle labbra. Per quanto riguarda le labbra, applico prima una matita
rosso quasi fucsia che vado ad applicare leggermente sbordando sotto, ma una cosa molto millesimale, e vado poi a realizzare delle righe verticali perché mi danno l'idea di labbra un pochino più, più rimpolpate, e poi vado ad applicare un rossetto. Questo è quindi l'effetto finito. Se vi piace questo look, lasciatemi un mi piace e se vi va iscrivetevi al canale. Grazie mille, ciao ciao.